E rieccomi, e per non fare torto a nessuno, dopo aver fatto il video delle parole e degli aggettivi che ricorrono spesso nella testa delle persone tedesche nella vita quotidiana in Germania, adesso invece vorrei fare un video dei concetti della mentalità tedesca che personalmente io digerisco con difficoltà e forse io posso fare, forse però, da portavoce per la mentalità italiana. Ma non è detto, diciamo veramente forse, e mettiamo questo forse anche tra virgolette. Allora, ci sono delle cose nella mentalità tedesca e nel comportamento tedesco di tutti i giorni che Valentina fa veramente fatica ad accettare e a digerire, e queste cose possono essere riassunte. Mi incarto nel parlare con delle espressioni tipiche della lingua parlata di tutti i giorni. Allora, la prima cosa, proprio certe volte veramente difficile da sopportare, è il concetto di anstrengend. Anstrengend significa faticoso. Allora, se bisogna andare con un gruppo di bambini a festeggiare un compleanno, facciamo finta al McDonald's, sto dicendo una cosa così per dire, oppure se bisogna andare con i bambini in un parco di divertimenti, oppure se bisogna intrattenere un gruppo di colleghi per 40 minuti senza conoscere i colleghi, la persona tedesca vi dice subito: Das ist aber anstrengend, ossia questo però è faticoso, e tutto è molto facilmente faticoso, nel senso che tutte le cose che sono un po' fuori dalla norma, un po' fuori dalla vita quotidiana, tutte le cose che si spostano un pochino dal canonico, sono molto facilissimamente anstrengend. Per esempio, si vede un libro in libreria, questo libro è un libro così di 700 pagine, das ist aber anstrengend. E questa per me è una cosa un po' così, un po' difficile da accettare, perché le cose che sono anstrengend, le cose che sono faticose, per quanto mi riguarda personalmente, sono poi delle cose molto interessanti, perché sono delle cose che portano avanti, sono delle cose che ci fanno fare un'esperienza, e tramite questa esperienza impariamo sicuramente qualcosa di nuovo, e soprattutto anche tramite la fatica impariamo qualcosa di nuovo. E questo però per le persone tedesche, così come prima reazione, le cose che hanno bisogno di un po' di impegno, di un po' di un po' di investimento di tempo ed energie, sono subito anstrengend. L'altra cosa, il contrario di anstrengend è leicht. Leicht significa leggero, leggero nel senso di facile, leggero nel senso di non particolarmente complicato. Allora, per esempio, quando vedete, quando guardate gli annunci sui giornali, o quando guardate le pubblicità per un prodotto facile da usare, una ricetta facile da realizzare, un corso di lingua facile da assimilare, allora tutto è leicht. Leicht è la parola magica che apre mille orizzonti, leicht è la parola invitante per eccellenza. Quando schiaffate l'aggettivo leicht davanti a qualunque cosa, la persona tedesca vi viene incontro tutta sorridente, tutta ben disposta, perché leicht è la situazione ideale per la testa tedesca. Quando una cosa è facile, quando una cosa è leggera, quando una cosa è leggero però nel senso veramente di facile, non leggero nel senso di superficiale. Quando una cosa è facile da fare, allora tutti sono contenti; quando una cosa è anstrengend, faticosa, allora tutti sbuffano, tutti sono di cattivo umore, tutti diventano immediatamente nebulosi. E anche questo per me è veramente difficile da capire, perché una cosa leicht gemacht, ossia fatta facilmente, non sempre è sinonimo di assimilazione di un'esperienza, non sempre è sinonimo di apprendimento di un qualcosa, e non sempre è sinonimo di un qualcosa nella quale si va a fondo, si va in profondità, e non lo so, a me questo non piace. Leicht non è un aggettivo del quale io sono molto amica. E rimanendo sul tema di Leicht, un Kompliziert è anche una cosa molto importante per tutte le persone tedesche.
Facciamo finta che io sia non lo so, che io sia un signore vedovo, cinquantenne solo. Allora metto un annuncio sul giornale per cercare moglie. Sto facendo sempre, come sempre, un esempio un po' così esagerato, ma per permettervi di capire di che cosa sto parlando. Allora io dico che voglio una persona che ama la vita all'aria aperta, che ne so, che ama fare gite, passeggiate, e poi ci scrivo possibilmente vorrei una persona. Un complizierter, ossia vorrei una persona non complicata. Scusate, è in questo caso un prefisso che significa non. Quindi un complizierter significa proprio non complicato, e non complicato è un aggettivo chiave per descrivere una personalità che va bene, ossia una personalità non complicata è una personalità che piace alle persone tedesche, mentre invece una personalità complessa, una personalità sfaccettata, una personalità così cangiante, vivace, ecco, questo è anstrengend, questo è faticoso, questo è difficile da accettare, questo è non fa una buona impressione. E questa cosa naturalmente per me è piuttosto scioccante, perché io vengo da una terra, vengo da una nazione in cui ci piace un po' distinguerci, ci piace essere avere un temperamento veramente molto sfaccettato, fatto di vari aspetti. E insomma, più siamo dettagliati, più siamo, come dire, più siamo definiti nel nostro carattere, più conosciamo a fondo tutti gli angolini più remoti del nostro essere, e più ne parliamo e più li mettiamo in evidenza quando ci esprimiamo, e più questo è sinonimo di una personalità ricca. Ecco, però invece in Germania una personalità ricca è anstrengend e Kompliziert. Allora, le cose complicate, le cose anstrengend non vanno bene, perciò la vostra personalità quando si trasferisce in Germania deve diventare necessariamente un Kompliziert, perché se siete troppo dettagliati questo non va bene. E questa cosa è veramente una cosa con cui faccio un po' a cazzotti da un buon decennio. E poi l'altra cosa che faccio fatica ad accettare, faccio fatica a rapportarmi con questa cosa, è quando si fa conversazione, quando si chiacchiera del più e del meno con una persona tedesca e si pongono delle domande che sarebbero mirate a conoscere le preferenze di una persona. La mentalità tedesca, la personalità tedesca è una mentalità molto, molto riservata e quindi la persona tedesca è orientata a non esprimere con facilità le proprie preferenze. Quindi quando voi tentate di estrapolare, di tirare fuori, quasi maieuticamente, per dirla un po' con una parola un po' filosofeggiante, quando voi tentate di tirar fuori da una persona tedesca le sue preferenze, incontrerete delle difficoltà, perché la persona, soprattutto se non vi conosce bene, tende a rispondervi. Se io dico preferisci la pasta o gli spaghetti, preferisci il caffè o il vino, preferisci, che ne so, la vacanza in Giappone oppure la vacanza in America, loro vi risponderanno come prima cosa: o dipende, e dipende si dice in tedesco, es kommt drauf an, oppure vi risponderanno das ist mir egal. Das ist mir egal significa per me è uguale, per me è la stessa cosa. In realtà loro hanno delle preferenze, ovviamente, come tutte le persone, però hanno proprio difficoltà nell'esternare le proprie preferenze e nel dire chiaramente che cosa vogliono, che cosa vogliono fare. Le idee ce l'hanno chiare, però non vedono la necessità di comunicarle al prossimo, di comunicare le proprie preferenze al prossimo. E questo è sempre un po' difficile, perché quando si tenta di conoscere una persona, necessariamente noi italiani facciamo delle domande che, se non sono estremamente personali, però si muovono intorno alla sfera del personale, o si muovono vicino alle soglie della sfera del personale. E la sfera del personale si dice in tedesco Privatsphäre, e Privatsphäre è una cosa abbastanza intoccabile per i primi 10 anni come minimo di un'amicizia, poi
diventa pian piano un po' più avvicinabile. Per cui può capitare che voi tentiate di capire quali sono i gusti di una persona e che la persona tedesca continui a ripetervi indistintamente tutte le volte das ist mir egal, das ist mir egal o oppure es kommt drauf an. Dipende, 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 dipende. Quindi voi dovete fare proprio opera di scavo, scavo, scavo nella testa di una persona per riuscire finalmente a tirargli fuori una preferenza o un gusto ben definito. E con questa cosa anche ci faccio abbastanza cazzotti, abbastanza tutti i giorni. Dico farci a cazzotti perché è un'espressione italiana che mi fa ridere e che uso sempre molto volentieri. E niente, basta, queste sono le poche cose, tutto sommato, che mi creano ancora difficoltà dopo quasi 11 anni in Germania. E volevo parlarvi di questa cosa perché dopo aver fatto il video delle cose che rendono le persone tedesche estremamente equilibrate, estremamente interessanti, giusto per appunto riequilibrare il discorso, volevo parlare anche delle cose che personalmente non è che mi diano fastidio, però ho fatto fatica ad abituarmi di fronte a certe reazioni. Quindi anstrengend, das ist mir egal, unkompliziert e leicht. Quindi basta, quindi questo video è finito e io me ne vado fuori dalla portata della videocamera, del frame qui, della cornicetta della videocamera e ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver avuto la pazienza di rimanere fin qui, fino a questo punto del video. Ciao, 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 ciao.